tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo wrap-up di aprile, maggio e giugno. Stesso discorso che ho fatto per il book haul. Sono in piena sessione, nel momento in cui sto registrando, ho già pre-registrato e programmato dei video che nel momento in cui state guardando questo in realtà sono già usciti. Proprio perché ho deciso di pre-registrare dei video che sono, a mio parere, pre-registrabili. Non l'ho fatto chissà quanti anni fa, ovviamente, un momento libero come questo, e ho deciso di pubblicarli, di pre-registrarli e programmarli prima per non farvi rimanere senza video. Comunque, partiamo subito. Non mi dilungherò troppo su alcuni libri, dato che ve ne ho già parlato e ci sono delle recensioni comunque sul canale, però diciamo che qualcosina vi dirò. Allora, partiamo subito con La corte di rose e spine di Sarah J. Maas. Ho dato 3 stelline su 5 a questo libro perché credo non sia un libro perfetto, ma assolutamente godibile. Molti mi hanno detto che poi migliora, è il primo retelling che leggo e mi intriga tanto questa cosa, quindi credo continuerò con gli altri due appena posso comprarli e appena posso leggerli, lo farò sicuramente, perché è una storia che interessa, che mi interessa, nonostante, ripeto, non sia un libro perfetto, ci sono tante cose che non mi sono andate giù, però ripeto, è comunque un libro godibile. Per essere il primo è sicuramente bello, insomma è carino, si può leggere tranquillamente, sicuramente un libro da leggere, da provare, poi i libri vanno sempre a gusto personale, però a me è intenerito molto, ecco, è carinissimo. E comunque, se volete sapere qualche altra informazione in più, trame, personaggi e altri miei pensieri più approfonditi, c'è sempre la recensione su nelle schede. Poi abbiamo I 5 cadaveri di Robert Brisna. Vi avevo già detto che questo libro mi era piaciuto, ha tutti gli elementi che un thriller dovrebbe avere, sicuramente sì. Ho dato 4 stelle su 5 a questo libro perché ogni thriller è a sé, naturalmente, ogni thriller è a sé, però avendo tutti gli elementi di un thriller, della struttura di un thriller, cosa che è decisamente positiva, ma dall'altro lato magari può indurre a pensare sì, vabbè, ma sono cose che si leggono in tutti i thriller. Comunque anche in questo caso c'è il link in descrizione di tutti i libri thriller che ho letto durante la quarantena, dove sono anche inclusi i prossimi 2 libri che vi faccio vedere, in particolar modo vicino Il silenzio del ghiaccio di Tess Gerritsen, che inoltre c'è anche il book talk per chi si vuole fare spoiler, per chi abbia già letto questo libro, che è stato un colpo al cuore, cioè colpo al cuore decisamente, a parte che io l'avevo comprato non solo perché costa 8 euro e costa poco, insomma relativamente poco, ma cioè guardate la copertina quanto è bella. Quanto è bella, cioè, poi fa anche riflesso. È un libro che vi prenderà tantissimo. In ogni frase c'è una cosa sconvolgente. Io, tipo, cioè, mentre leggevo scoprivo cose così come se niente fosse. Mi facevano rimanere, tipo, cosa? Aspetta, no, che cosa mi sto perdendo? Non ho capito il gioco, interrompete. Non ho capito. Ho dato 4 stelle su 5 a questo libro, ma comunque per trame, personaggi e spoiler, se volete, c'è, ripeto, il book talk. Passiamo avanti al prossimo libro, che è Altrimenti muori di James Patterson. Non so perché, ma non apprezzo tanto i libri di James Patterson. Questo è sicuramente un bel libro che vi consiglio di leggere. James Patterson è sicuramente un autore da non perdere, lo ammetto, perché a me questo libro è piaciuto, anche un altro libro di Patterson che ho letto mi era piaciuto, però si ferma lì. Cioè, si ferma lì, non credo di amare Patterson, oddio mi sto innamorando, no, decisamente, ci sono altri autori che a me piacciono, sempre in confronto al genere che scrivo ovviamente, però va sempre a gusto personale, questo comunque ve ne parlo sempre nei libri dei thriller in quarantena, e sì, comunque finisce lì, niente di che. Una cosa che ho apprezzato, finalmente un libro con i capitoli corti, ecco, e questa è una cosa che mi piace dei libri, capitoli corti, anche questo, insomma, suspense, scoperte, tipo what the fuck, però ripeto, finisce lì, ecco, e non apprezzo troppo
le storie più che altro di James Patterson, perché anche lo stile mi piace tanto, però insomma le storie, forse come le strutture, ecco, non mi attirano tantissimo in realtà, però ripeto, ammetto che James Patterson è un autore assolutamente da leggere, da provare. Poi abbiamo quattro libri che ho letto per l'università. Allora, ve ne parlerò brevemente perché non credo che vi interessino classici della letteratura inglese, poi voglio farci un altro video, ve l'avevo già detto. Partiamo da Canti dell'innocenza e delle esperienze di William Blake, che è un poeta e anche incisore inglese. Ma ve lo dico non solo perché questa è una raccolta di poesie, ma a fianco di ogni poesia c'è una scultura che ha fatto Blake. Questa l'ha fatta Blake, ragazzi. Quindi non solo scriveva poesie, ma incideva anche le incisioni, insomma, i disegni che accompagnavano appunto il testo. Questa è l'introduzione, una delle due, e ovviamente se vedete ci sono anche i miei appunti sopra e la metrica. Tra l'altro vi volevo spiegare perché canti se poi ci sono poesie, ci sono poesie cantate che si possono cantare grazie alla loro metrica, quindi Blake ha proprio pensato a tutto. Quelle che abbiamo fatto mi sono piaciute perché ci sono temi non solo attuali all'epoca di Blake, il periodo pre-industriale, però sono anche temi importanti adesso che ricorrono spesso, purtroppo. Quindi vi invito a leggere questa raccolta di canti, e poi ovviamente in questa edizione della Feltrinelli c'è sia la parte italiana che la parte inglese, con l'inglese a fronte. C'è anche una spiegazione a tutto ciò che può interessare maggiormente su Blake, insomma. Testo tra l'altro di Eliot, di cui parleremo adesso, che è un autore che io non ho apprezzato per niente, spina nel fianco assurdo, ed è appunto Eliot con La terra desolata. Cioè io ho provato, ho fatto tutti i modi a capire Eliot, ma non ce lo sono riuscita. Anche in questo caso trovate tutte le mie sottolineature, i miei appunti, ovviamente perché ci ho studiato sopra. Io, per quanto abbia studiato e ci abbia messo impegno, ma Eliot proprio mi sta antipatico, non so neanche cosa dirvi su Eliot, non l'ho capito, non so come abbia fatto l'esame, veramente. Comunque, se volete sapere qualcosa di più, vi invito solamente a leggere ciò che c'è scritto nel libro, tutto ciò che riguarda la sua vita, che raga, no, bocciato, assolutamente bocciato. Poi abbiamo il mio libro preferito, e vai, tra questi quattro che ho fatto per letteratura, è Amy Foster di Joseph Conrad. Racconta di un ragazzo polacco, Janko, che sta navigando su una nave, però naufraga in una costa dell'Inghilterra, dove si sentirà perennemente escluso. Anche se lui cerca di integrarsi in questa popolazione, tra queste persone inglesi, ma non ci riuscirà. All'inizio sembra superare questa sensazione di sentirsi estraneo con Amy, che anche lei, seppur inglese, che vive lì ormai dalla nascita, si sente esclusa, soprattutto quando poi sposerà Janko. Poi sarà ovviamente compito vostro sapere come andrà a finire, molto tragico. Se non avete voglia di leggere il libro, vi consiglio anche il film Lo straniero che venne dal mare, che ho visto, che ho adorato tantissimo. Sicuramente più tragico il film del libro, è più tragico il film, sì, decisamente. E qui trovate anche la biografia di Conrad, che forse mi fosse il più autobiografico tra questi quattro. E Conrad praticamente è Janko, ragazzi. Quando leggerete il libro, ricordatevi queste parole. Quando saprete di Janko, sappiate che state leggendo di Joseph Conrad, l'autore di Amy Foster, sappiatelo. Così potrete scoprire anche qualcosa in più della sua vita. Che lui era un marinaio prima di iniziare a scrivere, aveva viaggiato tantissimo, ma non si sentiva mai al suo posto. Anche lui polacco, tra l'altro, ha lavorato per la marina inglese, quindi, ripeto, c'è un sacco di biografia in Amy Foster. Poi passiamo
all'ultimo di questi quattro, che è La principessa di Lorenz. Allora, questo è uno dei racconti lunghi di Lorenz, dove racconta di questa ragazza, la principessa, che viene proprio trattata da principessa da suo padre dopo la morte della madre della principessa. Quindi lei crescerà in una bolla, in questa sorta di favola creata dal padre, e non vorrà neanche farsi toccare, non vorrà neanche avvicinarsi a un uomo. Lei vuole sposarsi, eppure l'uomo è sempre in secondo piano. Lei pensa al matrimonio, lo sogna, però senza l'uomo. Cioè, sì, ma è secondario. Cioè, lei capisce che serve un uomo per sposarsi, per avere il matrimonio, però sti cazzi, cioè, non è la cosa più importante l'uomo nel matrimonio, no? Cioè, serve solo per fare in modo che il matrimonio avvenga. Cioè, vedi il ragionamento della principessa, come è cresciuta, che è arrivata a 40 anni vergine. Poi, ovviamente, incontrerà un ragazzo con cui farà zoom zoom, però andrà a fine malissimo. Tragico anche la principessa. Sarebbe a scoprire come. Poi abbiamo due libri di cui vi ho già parlato, quindi non mi dilungherò troppo. Il primo è Il profumo delle foglie di tè di Diana Jesseris. Leggero come sempre, nonostante i temi trattati, come la corruzione o tutti gli inciuci politici che ci possono essere. Comunque vi rimando alla recensione. Io la Jeffries la sto amando, e non so perché, ma le sue copertine e le sue storie mi rimandano molto all'estate, al caldo, quell'aria frizzicarella e leggera che c'è in estate, una volta finiti gli esami ovviamente. E quindi vi consiglio di leggerlo in estate, provate, poi magari solo a me dà quella sensazione, però vabbè. Poi un altro libro che è un po' l'inverso di Diana Jefferies, perché sto parlando delle 8 montagne di Paolo Cognetti. C'è la recensione su nelle schede, come sempre, che si può pensare a questo libro così come all'inverno, alle montagne, al freddo. Sì, ma anche no. Poi leggendo ovviamente c'è anche quella parte estiva nel libro, però già la copertina, anche il titolo fanno pensare all'inverno e al freddo, come è giusto che sia. E meraviglioso, libro meraviglioso, veramente mi ha toccato il cuore, non potevo immaginarlo, perché lo vedevo troppo distante da me, sinceramente, anche leggendo la trama lo vedevo troppo distante. Poi mi sono detta proviamoci, e meno male che ci ho provato. Vi consiglio vivamente di guardare questa recensione e di leggere questo libro più degli altri libri che vi ho fatto vedere finora. Poi passiamo all'ultimo, che in realtà lo sto ancora leggendo, quindi non mi posso fare una recensione chissà cosa, non mi posso dire chissà cosa al momento, sperando di finirlo così a fine luglio, inizi agosto, potrò farvi la recensione, speriamo vivamente. Sto parlando del prequel di Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente di Susan Collins, che al momento non mi sta piacendo, ma proprio zero. Sono a pagina 376, praticamente qua, e quindi ho quasi finito, mi manca ciò, e non mi sta piacendo per niente, raga, cioè, ma davvero ne avevamo bisogno? Davvero? Io non credo, cara Susan Collins, non credo. Comunque, va bene, di questo libro poi parleremo più avanti. E questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali libri avete letto negli ultimi mesi e qual è il vostro preferito e qual è invece quello più. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!